Eccoci qui signori, Big Luca, il più milionario di Dubai. In questo video vi spiego come selezionare i collaboratori, ne parliamo dopo la sigla, che non c'è mai la sigla. Allora, ci viene proposta questa domanda, no, da ogni dove, come selezionare i collaboratori. Quindi adesso vi do qualche consiglio, se siete imprenditori, come diavolo selezionare il vostro staff. Ok, allora alcuni consigli. Prima cosa, dovete assumere intendo collaborare o comunque circondarvi di persone che vengono selezionate per il talento e la fame, non per forza le competenze tecniche. Quindi una delle prime cose che dovete capire è che nella vostra realtà aziendale dovrete formare delle persone che il più delle volte hanno una conoscenza pregressa che non va bene o non può essere applicata. Se sentite un po' di rumore, il tagliaerba che taglia l'erba fuori, quindi mi scuso per il rumore, ma questo c'è per fare i video, avevo libera quest'ora qui, ok? Le conoscenze poco si applicano alla vostra realtà aziendale, specie se avete una realtà aziendale piccola che ha delle magagne, delle problematiche, delle cose che non possono essere risolte con una conoscenza specifica. C'è bisogno di una conoscenza generale, prima di tutto l'abilità di disciularsi, di essere sagaci, e un'abilità di problem solving. Queste abilità sono tutte cose che non possono essere imparate in un campo specifico come una laurea. Quando avrete un'azienda grande avrete delle criticità che sono nette, che sono tecniche, quindi potete prendere una persona che magari non ha fame, magari non ha talento, ma che proprio ha quella conoscenza tecnica specifica che vi serve per risolvere un problema specifico. 99% dei casi con un'azienda piccola, 1, 2, 3 milioni, non avrete queste esigenze. Avrete un casino della Madonna e un'entità da organizzare, quindi avrete bisogno di persone a cui insegnare poi tecnicamente il lavoro, ma che abbiano fame, siano sagaci e che possano compensare per voi. Una delle prime cose che a voi vi serve come piccoli imprenditori è qualcuno che pensi. Okay? Non all'inizio si dice l'impiegato, il collaboratore non deve pensare, perché gli deve essere fatto un training, si dice questo è quello che facciamo, lo facciamo così, devi organizzare eccetera. Ma il fatto è che quando un'azienda sta crescendo ci sono tutta una serie di problematiche per le quali non potete pensare di pensare solo voi, dovete avere delle persone dello staff che co-pensano, che cominciano a gestire le varie aree, cosiddetti manager. Il manager deve pensare, in ultima analisi delegare sul pensiero, sui progetti, sui risultati a delle persone tecniche o che manualmente facciano quel lavoro là. Ok, quindi primo errore da non fare è pensare di assumere persone con delle competenze fortemente tecniche. Dovete invece collaborare con persone che abbiano fame di risultati, abbiano fame di crescita e che si sappiano disciulare. Un'azienda grossa può avere la persona limitata, qui si dice tira martellata e metti bullone. All'inizio invece, quando un'azienda è piccolina e magari vuole crescere, no, ci vuole anche una persona che pensi, perché ci sono dei problemi, altrimenti voi imprenditori vi trasformate in degli impiegati che fate tutto voi. Io ho un sacco di studenti, amici, parenti e conoscenti che in realtà non sono imprenditori, non perché sia un vanto esserlo, ma è semplicemente la realtà dei fatti, che ancora non sono riusciti a delegare l'ufficio, perché l'ufficio riceve le email, ma loro le devono controllare, perché sennò chissà cosa combinano, perché magari hanno preso persone che sanno come si usa l'email, ma che non capisce niente di quando gli arrivano le mail, non sono in grado di leggerle e capire come reagire di conseguenza. Lì ci vuole una persona un attimo spigliata, quindi vi servono persone sagaci, intelligenti. Preferisco una persona che abbia un'alta intelligenza, che sia frizzante, che magari non abbia mai messo mano a un gestionale. Il gestionale gli può essere insegnato da qualcuno, ma che dopo 2, 3, 4 mesi, okay, può andare da solo e pensare, c'è questo problema, posso fare così, lo posso risolvere in questo e quest'altro modo. Faranno degli errori, questo è un altro punto. Però così, quindi assumere per talento. Seconda cosa, appunto, faranno degli errori. Quindi una delle cose che dovete evitare di fare è avere questa perversione sul controllo. È una cosa estremamente difficile per gli imprenditori. Io l'ho trovata essere estremamente difficile per coloro che erano manager. Ok, le persone che erano manager, specie di grandi aziende, hanno questa situazione mentale del controllo e non se ne accorgono.
ok? Quindi anche dopo che credono di aver delegato, in realtà non hanno delegato, perché poi in ultima analisi le cose devono essere riportate a loro, anche le più stupide, ok? Quando un manager diventa imprenditore, di solito si mette a fare lui o lei il manager della propria azienda e manca la figura dell'imprenditore. Quindi questa persona qua diventa accentratore, passa tutto attraverso di lui. È molto difficile delegare perché questa persona non vuole dare il controllo. Se non siete disposti a dare il controllo progressivamente, non andrete assolutamente da nessuna parte. E qui arrivano le magagne, faranno errori. Ok, il problema è che meno controllo gli date, meno autonomia gli date, dovete dare una progressiva autonomia e meno saranno autonomi. Dovete mettere le persone nelle condizioni anche di sbagliare. Prima mettete le persone nelle condizioni di pensare e di sbagliare, prima le potete correggere e prima si incamera e si instaura un ragionamento virtuoso nel quale la persona ha già risolto 3, 4, 5 problemi, ha già commesso 5, 6 merdoni, dopo un po' ci prende, ok, c'è la tara e va avanti da solo. Se invece questa persona viene ogni volta bloccata, non gli si dà mai l'autonomia di lavorare, non è possibile. Ripeto, parlo con te, soprattutto anche nel campo online dove le persone sono libere professioniste, di solito fanno un'attività online, sono da sole, quando poi è di solito intorno ai 500.000 euro all'anno, ragazzi, dovete per forza, anche prima un quarto di milione all'anno, dovete assumere innanzitutto un tuttofare, una sorta di assistente office, ma un qualcuno a cui delegare le email che entrano, customer service, magagne, impostazioni, robe tecniche. È un problema però se queste persone non hanno la password dell'autorisponditore. Io tratto con studenti che dicono sì, no, perché io ho il mio tecnico a cui ho delegato, e poi gli squilla, cioè, sì, no, perché gli devo dare la password. Io dico, tu non gliel'hai data la password? Eh no, la password, ma stai scherzando? Ragazzi, come si fa? Ok? E altre amenità, ok? Le vedo succedere tantissime volte. Ovviamente è stato difficile anche per me il dare il controllo, quel controllo vero. Questo non vuol dire che sia un controllo totale che voi dobbiate abdicare. Io vi invito assolutamente a controllare, ma la prima cosa che dovete fare è assumere e collaborare con persone che possono controllare al vostro posto e che poi loro si prendano la briga di comporre un team, che poi sarà il punto 3. Quindi sbaglieranno e voi gli dovete dare la latitudine di sbagliare, perché se non sbagliano, non capiscono dove sbagliano e non possono sistemare quello che fanno, voi non costruirete mai un team, perché non è un team. Cioè voi avrete praticamente, me lo dicono tantissimi imprenditori, dei bambini. Dico, ma io sono io che devo fargli da babysitter. Gli fai da babysitter perché non gli dai mai la possibilità di dimostrarti che non è. Ci sono persone, sono capitate anche nel mio team, che finché non gli viene data l'autonomia e che hanno un cazzo di minimo di latitudine di movimento, questi non vanno, perché loro devono pensare da soli. Perciò gli viene fatto un training, i primi 2 mesi non pensare, fai questo, questo e questo. Dopo un po' comincia a vedere i pattern, gli deve essere dato un po' di movimento, perché altrimenti se non gli può essere dato movimento, loro continueranno a fare delle cose assegnate da voi e dire va bene, e quindi ci continua a essere questo scambio che dopo un po' non ci può essere. Se volete crescere, azienda che funziona da qualche milione all'anno, ci deve essere una delega, cioè persone che risolvono i problemi per voi. Potrebbero risolverli nel modo sbagliato, poi si dice no, hai sbagliato, però bisogna avere questa cosa qua. Terza cosa, quindi faranno errore. Terza cosa, non potete mettere il team su voi. Ok, quindi voi siete l'imprenditore, voi siete la mente pensante, colui che recluta il capitale. Se il capitale è il vostro, il problema è già risolto. Voi dovete pensare, guidare con la visione, deve essere implementata da altre persone. Ora, è utile all'inizio assumere e collaborare con un tuttofare o una tuttofare, che poi diventa lentamente il vostro braccio destro e che sia questa persona che ha il polso dell'azienda, perché è lui che riceve le email, è lui che guarda i messaggi sui social media, è lui che tiene il contatto con i fornitori. Ok, quella roba lì deve essere delegata. C'è un imprenditore che ancora, no, perché ero al telefono col fornitore. Dico, scusa, ma come fai a essere al telefono col fornitore? Fornitore lo sente l'office manager o il manager del progetto per il quale quel servizio, quel prodotto che state comprando dal fornitore è nato, no? Va bene? È collegato, altrimenti no, non va bene. Quindi questa persona che è il vostro braccio destro poi comincerà a dire, ho troppo lavoro io, devo gestire questa cosa, assumiamo una persona che mandi solo le email, assumiamo dei venditori, assumiamo qualche altra cosa, sarà compito anche suo, ok, creare il team che starà sotto.
Questo perché innanzitutto non avete il tempo di farlo come imprenditori, ma la vostra attitudine, le vostre abitudini di persona, voi portate la vostra emozione all'interno dell'azienda, potrebbero, e molte volte sono sbagliate, ok? Dovete farvi un bagno di umiltà e dire che la mia attitudine è sbagliata. Immaginate la mia attitudine con il customer service. Se io dovessi istruire le persone a fare customer service, io istruirei le persone a mandare a fare in culo tutti. Non si può fare, e quindi ci vuole una persona un po' più tranquilla che sappia creare degli script o comunque un'abitudine o delle frasi fatte, dei messaggi fatti, un modo di rispondere al telefono, eccetera, per chi gestisce il customer service, che potrebbe non essere per forza allineato con quello che voi pensate che funzioni, ma quello che funziona e quello che voi pensate possono essere due cose separate. Nel momento in cui voi vi occupate a livello alto del pensare come andare avanti la baracca, perdete il controllo dei vari segmenti e delle varie cazzatine che succedono all'interno dell'azienda. Ok, qualcuno deve monitorarle, che non potete essere voi. Quanti clienti insoddisfatti avete? Quali sono le lamentele che di solito ci sono e come rispondere e quale modo di rispondere sortisce gli effetti? Così, questa cosa non ci potete pensare voi. Voi potete ricevere il feedback del leader di riferimento di quel settore, ok? Abbiamo ricevuto 100 lamentele tutte sulla stessa cosa, il prodotto fa schifo, il prodotto lo producete voi perché è un videocorso, per esempio, ok, no, allora mi devo rimettere a rifare il videocorso, è un esempio, va bene? Però non potete farlo tutto voi, va bene? Quindi questi sono alcuni consigli che dovete tenere a mente. Un'altra cosa è che se non c'è, quarto punto, una visione comune tra collaboratore e imprenditore, voi continuerete ad avere un turnover che non va assolutamente bene. Ora, formare una persona, questa persona, come da punto 1, deve essere formata quando entra in azienda. Se questa persona se ne va dopo 3 mesi, ok, è un problema. Ora, alcuni consigli. Dovete smetterla di adottare quei sistemi da human resources delle grandi aziende. Avete presente quei colloqui assolutamente inutili, dove vengono fatte domande ai candidati assolutamente inutili, nessuno capisce perché vengano fatte? Vi è mai capitata questa esperienza? Ti fanno dove si vede tra 5 anni? Che cazzo di domanda è? Dopo che te l'ha detto, tu cosa capisci? Se ti è utile mi va bene. Ah no, perché devo capire la sua motivazione. Ma tu sei sicuro ci sia una correlazione oggettiva tra queste risposte e la longevità aziendale? Ci sono un sacco di test del QI, domande che vengono fatte ai collaboratori quando si fa fare ingresso in azienda, che sono inutili, cioè non si capisce niente di loro quando gli vengono fatte. Quindi alcuni consigli. Innanzitutto bisogna capire il perché vogliono lavorare per la vostra azienda. Ora ragazzi, dovete anche mettervi il cuore in pace. Se voi avete un'azienda assolutamente normale, che non ha una frizzantezza aziendale interna intrinseca come la Big Luca International, dove ci sono un sacco di cose interessanti a livello di informazioni, di formazione, di sgomitamenti con altri formatori, di quote di mercato, di meeting internazionali, di venire, insomma c'è un fermento interno a cui una persona può essere interessata, perché chiaramente collaborando con la Big Luca International, per esempio, un collaboratore ha accesso a tutta una serie di informazioni dall'interno, di mindset, di attrazione della ricchezza, di info marketing, di online marketing, vedono tutti i numeri, che è obiettivamente interessante se uno ha questo genere di interessi. Però voi avete un'azienda piatta, non ritengo intelligente chiedere alla segretaria di turno, che magari è una mamma, sì, una mamma single, non esiste, una donna single, questa è fine, un giorno farò i video su queste cose, il perché vuole lavorare per la vostra azienda, per lo stipendio, no? Inutile chiederglielo, perché siete in una situazione dove voi sapete che lei lavora solo per lo stipendio, lei vi deve dire che vuole realizzarsi nella vita, voi ci dovete cioè perché creare queste triangolazioni strane? Statevi buoni, va bene? Quindi lo farà per lo stipendio. Le persone che fanno le cose solo per lo stipendio sono pericolose, però dovete accettare questa cosa se non avete un'azienda figa che abbia all'interno dei meccanismi giocosi, frizzanti, interessanti, che possa attrarre le persone per talento. Perché le persone talentuose che non lavorano solo per soldi, che accettano anche di produrre un ampio valore che non è subito immediatamente remunerato, lo fanno perché possono esprimersi. Una, per esempio, delle perversioni massime è persone talentuose a cui va bene anche non guadagnare tanto, a cui però si continua a tirare il collo alla loro creatività, alla loro frizzantezza, che è il motivo per il quale loro scelgono di lavorare anche magari un'azienda piccola non può pagare, non potrà mai pagare le persone tanto, ok?
e quindi rinuncia a una parte di profitto per esprimersi, perché magari può gestire dei progetti interessanti, però ogni due secondi, ogni cosa che fai, no, è sbagliato, no, devi dire a me, no, non puoi pensare, no, ti dico io cosa fare, non si può fare questa roba qua. Quindi bisogna un attimo capire anche in che direzione si sta andando. O si assumono, si collabora con delle persone che sono lì per lo stipendio, ma questa cosa è un problema, perché come qualcuno gli darà delle condizioni migliori, questa persona se ne andrà e non sarà mai votata al raggiungimento di certe cose aziendali, che può andare bene. Quando si è cresciuti tanto, ok, un'azienda strutturata, quella che manda le email può essere sostituita abbastanza, manda le email, non fa altro, mandare le email magari può anche non pensare tanto, non che mandare le email sia banale, ma ci siamo capiti. Il tecnico che imposta un autorisponditore fa clic clic, l'autorisponditore quello è, un altro tecnico potrà fare clic clic. Ma quando invece si è all'inizio, dove una persona, di solito i collaboratori fanno tante cose, proprio perché le cose non sono ancora così strutturate, quindi servono persone talentuose, frizzanti, giovani, molte volte, adesso diciamo anche queste cose. Ok, allora, ritornando al fatto che devono fare tante cose, esiste un concetto, appunto quello del talento. Google chiama queste persone T-shaped, cioè che sanno tante cose ma possono andare in profondità su un numero numeroso, ok, di cose, quindi non hanno una sola conoscenza appunto tecnica e specifica, come dicevo all'inizio di questo video, ma sono malleabili, hanno tanta cultura generale su tante cose. Ovviamente questa cultura poi deve essere approfondita con il training aziendale che viene fatto, chiaro? Queste persone talentuose devono avere modo di esprimersi, quindi è molto più importante, ripeto, il talento, la frizzantezza intellettuale, è molto più importante che una persona legga, guardi video, vada a conferenze, per esempio, se vuole collaborare con la nostra azienda, che rispetto alle componenti tecniche. La componente tecnica te la possiamo insegnare, la frizzantezza intellettuale no, quella non si insegna, o ce l'hai o non ce l'hai, è come l'ambizione, va bene? L'ambizione, cioè tu puoi andare a fare un corso a pugilato, no? Per esempio ti insegnano, il pugile deve avere la volontà, la voglia di arrivare. La voglia di arrivare non ti può essere insegnata. Io ti posso insegnare a tirare i cazzotti, ti posso insegnare a come fare il fiato, a saltare la corda e la componente tecnica. Te la posso insegnare meglio o peggio, puoi essere più dotato o meno dotato, più forte, più agile, va bene. Ma la voglia di arrivare, farsi massacrare di botte finché uno non vince la Coppa del Mondo, il campionato, quello che è, nessuno te lo può insegnare, deve essere già insito in te, o perché ci sei nato con questo, o perché te lo sei costruito nel tempo. In questo non si può fare. Altra cosa, i giovani, ok? La Big Look International è un team estremamente giovane. Sono parecchio giovane anch'io, sto per compiere 29 anni. Il mio team è composto prevalentemente da persone che hanno tra i 20 e i 24 anni, ok? Ci sono due tipi di millennials, di giovanotti, ok? I primi sono persone dedicate, sono persone, sono dei killer, sono persone appassionate, sono persone voraci, sono persone vogliose di imparare, sono persone ambiziose, sono persone che riconoscono la perversione della società nella quale risiedono, nella quale sono nati, che ormai accetta e dà le medaglie, le coppe ai perdenti, perché dobbiamo essere tutti felici e non possiamo più dire che ci sono persone che fanno meglio di altre, perché sennò le altre si offendono. Non vogliono tutto questo, vogliono guadagnarsi quello che hanno da offrire, hanno tanto da offrire, sono vivaci a livello intellettuale, ok? Quindi queste sono le persone a cui, cioè, di 17 anni sono fantastici, 19 anni, 20 anni, CEO della Big Luca, 22 anni, ok? Che sono veramente, veramente persone intelligenti, che stanno lì nel tempo libero, studiano, leggono sempre dei libri, vanno al corso e prendono l'aereo, vanno alla conferenza, no? Perché ho sentito questo, allora lo studiano, poi tentano di implementare, cosa ne pensi se facciamo che c'è un fermento, no? Questo è quello che volete, no? Persone morte, ok? Gli altri sono cannonari, gente che si offende, gente a cui manca il papà e la mamma, quindi avranno bisogno di conferme ogni due secondi, si devono sentire dire che sono bravi se non si offendono, e le ragazze dicono, ah no, perché io, siccome sono una donna, tu mi discrimini, perché ho sentito che le donne vengono discriminate, allora io mi sono offesa, e gli uomini dicono, no, perché io ho i diritti, voglio andare al parchetto a fumarmi cannoni, governo ladro, e sono persone assolutamente non motivate, sono persone che sono lesionate, no? Mentre almeno non capiscono, e ce ne sono tanti, soprattutto nella nostra società, no? dove non ci sono più regole, dove non c'è, va tutto bene, no? Se prendi 6 è un bel voto, non si può più dire niente, c'è il relativismo, ok, tutto relativo, ma tu dici A, io dico B, valgono uguali, no, perché se A è 2 più 2 fa 4 e B è 2 più 2 fa 5, A vale di più di B, no, però cosa ne sa? Questa gente qua non può, chiaramente, e sono persone che danneggiano assolutamente il team. Altra cosa,
Bisogna mantenere un balance, un bilanciamento del team. Quindi un elemento sgradito, un elemento negativo, gossiparo, vittima, che ha delle tare mentali, psicopatici, ci sono molti psicopatici in giro, ok, va assolutamente eliminato nella maniera più tranciante possibile. Sarebbe carino non assumerlo e non renderlo parte del team. Un elemento, ok, negativo può demotivare e può destabilizzare un team di 20 persone tranquillamente, lo può fare tranquillamente. Ci deve essere un team compatto, soprattutto se la nostra realtà lavora da remoto, che la Big Luca International Consulting non esiste, non c'è l'entità fisica, c'è casa mia, l'ufficio è un ufficio virtuale e i collaboratori sono sparsi per il mondo, c'è chi sta in Spagna, c'è chi in Portogallo, c'è chi a Dubai, eccetera eccetera. Quindi e ancora di più di un ufficio si deve creare una cultura, ok, di persone che lavorano, di persone che si aiutano, di persone che perseguono un obiettivo comune. Assumete il gossiparo, quello che poi, eccoci qua, siamo tornati, assumete il gossiparo, quello che se siete in ufficio non può fare a meno di prendersi il caffè, no, col bicchierino e andare in giro a dire, no, perché hai saputo che quella lì se la fa con quell'altro e poi visto che ieri è successo, ma secondo me tu cosa ne pensi? No, cioè, il gossip è pericolosissimo. Una cosa, noi abbiamo una politica anti-gossip, per esempio. È una cosa che ho imparato da uno dei miei mentori, politica anti-gossip. Non si fa gossip, non ce ne frega niente, chi se la fa con chi, cos'è successo, 3 minuti di gossip, va bene, a volte c'è la battuta, abbiamo il nostro gruppo, si viene a fare la battuta, fine però, no, non ci interessa quello che fanno gli altri, quello che gli altri hanno detto di me, di te, dell'altro, hai visto che l'altro ha scritto, non ci interessa, non deve essere quello il focus, quindi assolutamente persone negative, persone gossipare, vittime, importante non assumere le vittime, perché le vittime devono combinare dei casini, loro non se ne accorgono, per provare a se stessi che sono delle vittime, poi dire vedi sono una vittima e questa cosa qua non può assolutamente funzionare, ok? Quindi un elemento sgradito che fa gossip, che è negativo, che è scorbutico, un uomo, una donna ovviamente, quando dico uno intendo una persona, va bene, può assolutamente rovinare il vostro team. I passivi aggressivi, state attenti, perché l'aggressività, io per esempio sono attivo aggressivo, cioè se io devo essere aggressivo lo vedi. C'è il vantaggio che però fondamentalmente te lo dichiaro che mi stai sulle palle, quindi è un vantaggio. Quelli invece che lavorano dietro le quinte bisogna stare molto attenti, passivi aggressivi, quelli che fanno la battuta allusiva e la lasciano lì, ok? Fanno la battutina sul gruppo piuttosto che... non sono entusiasti quando volete una cosa, ma sì, se lo dici tu, no, dici tu, no, passivo aggressivo, vieni tirami un pugno, però se lo dici tu è più vigliacco, perché sono vigliacchi, no? E non li potete, riprendete questa persona, ma io non ho detto niente, vedete, e c'è già, ed è l'azienda è vostra e voi siete in balia di questi deficienti, no, via, ok? Persone disoneste, dovete testare, dovete avere dei metodi per testare l'onestà dei vostri collaboratori. Onestà non vuol solo dire non rubarvi soldi, questa è ovviamente una delle prime cose. Persone che hanno accesso alla vostra cassa, prima o dopo dovete delegare, ok, anche la cassa, ci sarà qualcuno che ha il login di qualcosa dove ci sono dentro dei soldi. Se una persona deve effettuare per esempio i pagamenti, ok, il mio office manager ha accesso a comunque diciamo un conto bancario, ha accesso a un conto bancario vero e proprio, ok, ci sono dei soldi, potrebbe rubarmeli, no? Ho testato, bisogna testare questa cosa, poi le persone possono impazzire, però dovete avere un modo di testare le persone a livello monetario, i venditori che non si freghino le commissioni uno con l'altro, che se il lead entra ed è assegnato a due venditori, questi due venditori immediatamente si mettono d'accordo, cioè, no guarda gestisci tu questa persona, potenzialmente ti fai una bella commissione, rinuncio io ma vai avanti, ok, se si mettono a litigare non va bene, vi capiterà, da noi capita pochissime volte che abbiamo tutto un sistema ingegnerizzato ninja, però capita che una persona si registri con due email alla stessa persona e assegnata a due venditori diversi, venditori, già capitato 2 o 3 volte, subito si mettono d'accordo e dicono no vabbè è tuo, e se no cioè non si risolve più il problema, la prossima volta lo farai tu con me, c'è un minimo di intelligenza, ok? Quindi innanzitutto che non rubino dal punto di vista squisitamente monetario, che se tu gli dai l'accesso a PayPal non si bonifichino i soldi fuori sul loro conto offshore ma e li lasciano dentro nelle casse aziendali. Capita molto spesso che le persone rubino all'interno dell'azienda, ci sono modi di rubare più ovvi, meno ovvi, se avete una cassa con del contante può essere più facile rubare, se date accesso per esempio
ha una banca online, ha un token, uno potrebbe farsi un bonifico, potrebbe creare dei fornitori finti, ci sono dei metodi assurdi, si chiama embezzlement, no, in America, cioè io creo una, se c'è un fornitore che si chiama X, io creo un'altra società con un nome quasi uguale, faccio i pagamenti alla mia, no, ok, quindi mi rubo i soldi bellamente. Quindi bisogna stare attenti alla tematica monetaria, bisogna avere degli strumenti di controllo di questa cosa qua. Peraltro in una carriera imprenditore qualcuno prima o poi vi fotterà qualche soldo. È brutto, cercate di limitare la cosa, ma incontrerete persone disoneste sulla vostra strada. Ok, punitele e licenziatele, fate terra bruciata attorno. Ma rubare non vuol dire solo i soldi, vuol dire rubare il tempo, rubare lo spirito di corpo aziendale, no? Il cuore, l'ethos, no? Il pathos aziendale, l'energia aziendale. Ci sono i ladri di energia, ci sono i vampiri, ci sono persone che si svegliano e guardate che ci sono, alcuni di questi sono psicopatici. Psicopatici non è un insulto, cioè la verità, sono psicopatici nel senso che loro fanno male, fanno del male senza motivo. Questo è lo psicopatico. C'è una persona che non ha una risonanza emotiva e che fa delle cose crudeli, a volte fisiche, vabbè, nel caso di un'azienda remota nessuno ti tira un pugno, no? Ma danneggia o mette in giro delle zizzane che danneggiano, ma senza che sia un beneficio per lui o per lei. Lui o lei lo fanno perché è la loro natura. Sono psicopatici, perché voi capite il pericolo, perché potrebbero fare qualunque cosa. Ok? Queste persone devono essere allontanate. Ci sono comunque persone che svegliano la mattina e che non sono contente se non rompono il cazzo. Cioè, questo è il loro dharma. Cioè, il loro goal, la loro ossessione è spaccare le palle e lamentarsi. Perché provano gioia nel vedere che la loro azione di disturbo ha un effetto, cioè loro sono in effetti capaci di incidono negativamente ai vostri occhi, ma loro dicono ho combinato un bel calcio, cioè chiaramente non se ne accorgono che lo fanno, però lo fanno, ok? Sono quelli che sono sempre negativi. Quando vi arrivano i report su qualcuno all'interno dell'azienda, anche remotamente, ed è sempre la stessa persona, c'è un problema. Ok? Arriva un feedback una volta, lo dovete registrare, feedback due volte, lo dovete controllare, feedback tre volte è un problemino. Ok? Gossip, parlare male, scontrarsi, non essere disponibile per gli altri, non aiutarsi, essere individualisti, non si può fare in un team l'individualismo. Ok? Tu sei bravo, ma devi essere bravo con il team a raggiungere degli obiettivi comuni, per esempio. Ok? Questo negli uffici fisici, per esempio, è abbastanza un problema. Si dice, per esempio, che una delle politiche sul gossip che ho imparato, che se c'è un problema, di questa è una linea che bisogna avere tra i vostri collaboratori, e va impostata fin dall'inizio, è di, come si dice in italiano, to spread, distribuire, cioè inviare, usiamo il termine inviare, ma ci capiamo, inviare la positività lateralmente. Ok? La negatività all'insù. Che cosa vuol dire questo? Che se tu hai qualcosa di positivo, motivante e bello da dire, tu puoi dirlo a chi è un pari grado o anche a chi sta sotto. Cioè se tu sei un executive e vai dalla receptionist e gli dici oggi ti trovo molto in forma, questo è un complimento, ok? E lei si sente bene, oppure ma sai che ieri hai fatto proprio un bel lavoro, questo è un complimento, una cosa uplifting, oppure ragazzi stiamo andando molto bene, sono fiero di voi, questa cosa si può dire a qualunque livello, quindi una persona di grado superiore può dirla a pari grado e grado inferiore. È molto importante la gerarchia, peraltro, e no gerarchia no party. Il lamento si deve invece muovere solo verso l'alto, cioè deve essere detto al leader, al dirigente di riferimento. Questo è importante. Dave Ramsey, l'ho sentita da Dave Ramsey, uno dei miei mentori americani, questa cosa qua. Cioè, se tu hai il computer rotto, inutile che tu lo dica alla receptionist, lei non lo può sistemare, è gossip. Stai dicendo che c'è un problema, lei non lo può risolvere, allora lei ti deve rispondere. Che cazzo fai? Non andare da un venditore, il venditore non c'entra se il tuo computer non va, vai dal tecnico informatico. Quindi o dal leader gerarchicamente superiore o dalla persona che
ha le competenze tecniche, è inutile. Se c'è una zizzania tra dei venditori, inutile dirlo a un altro venditore. L'altro venditore non ci può fare niente. Quell'altro mi ha fregato la commissione, cosa ci posso fare io? Vai dal sales manager. Dici, sales manager, capo coach, capo venditore o leader identificato all'interno del gruppo, guarda che ti rappresento che quella venditrice mi ha fregato una commissione perché ha mandato un messaggio a questa persona con cui ero in contatto e il leader deve risolvere il problema. Quindi la positività lateralmente, la negatività o i problemi al leader di riferimento che sta sopra. Queste sono alcune cose che posso dire. Poi a livello contrattuale, come pagare, dove pagarli, in che modo, eccetera, eccetera, questo dipende chiaramente dal paese in cui siete. Non vi consiglio chiaramente di vincolarvi. Ecco, una categoria di persone da cui dovete stare alla larga, vi posso assicurare che ci sono quelli della categoria contrapposta, è quelli che vogliono il posto fisso. Il posto fisso e l'INAIL e l'INPS e i contributi è tutto bello, però è un problema. Quindi voi dovete circondarvi più che potete di persone a cui queste cose qua non interessano. Guardate che ce ne sono, non è vero che tutti vogliono il posto fisso. Gli sfigati vogliono il posto fisso, che non hanno capito che non esiste, che è fisso, che le aziende chiudono una volta ogni 3 mesi ormai. È chiaro che non sia fisso. Persone, però dovete, ci rifacciamo al punto 1 di quasi ormai 40 minuti fa, faccio video molto lunghi, ok? Di persone talentuose che hanno capito che non c'è la roba fissa, ma loro vogliono, no, la frizzantezza. Quindi occhio a stipendi fissi, a nome e contributi, quelli che parlano, no, ma io sono, non devono usare loro la vostra azienda per fare i nulla facenti, ok? Si devono creare degli interessi comuni per guidare l'azienda verso il successo. Se non c'è questa commistione di interessi, non si può fare. Va bene, ho rantolato anche troppo, quindi spero che questo video vi sia utile. Se avete bisogno di una mano, siete liberi professionisti o piccoli imprenditori, io sono il capitano della Big Luca International Consulting, ok? Azienda leader col presidente con le scarpe gialle. 800-303-666, se siete interessati dovreste essere nei nostri percorsi, le consulenze, i corsi, i webinars, la piattaforma e tutte queste altre cose qui. 800-303-666, un numero verde gratuito per voi, noi lo paghiamo, che funziona 24 ore su 24. Non so se guarderete questo video da YouTube, da Facebook, magari cliccate su qualche link, fatevi un giretto. Va bene ragazzi, bocca al lupo, ciao.